Buongiorno, buongiorno ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video mattiniero, boh, perché sono le 11:10, ora che esce probabilmente un mezzogiorno e qualcosa. Parliamo un po' della Juve, perché ieri sera girando per YouTube ho sentito alcuni juventini esaltarsi per quattro vittorie contro compagini deboli, soffrendo il risultato, perché la Diana Mano, oddio, Bologna non è così scarso, eh? Però Salernitana Juve 0-2, Juventus Genoa 2-0, il Malmo non lo contiamo, Venezia Juventus 1-1, Bologna Juve 0-2, Juve Cagliari 2-0. E soffermiamoci su Salernitana e l'Inter ci ha vinto 5-0 con la Salernitana e 4-0 con il Cagliari. Questo sta a significare che il gioco d'Allegri, poca roba, il gioco Allegri non ha mai avuto, benché meno al suo ritorno. Diciamo che la Juve ha sbagliato sotto ogni punto di vista, sotto il punto di vista finanziario è crollata, nel mercato non ha fatto poco o niente, a centrocampo c'hanno ancora Rabiot, quindi Rabiot, Bentancur, e questi dicono siamo in corsa per lo scudetto, alzo le mani. L'unico obiettivo per cui siete in corsa è la Champions League, ora come ora, avendo fatto 13 punti sui 15 disponibili, siete almeno 4 dal quarto posto, e su quello non ci piove. Ma dire siamo in corsa per qualcosa di più grande, vedremo a febbraio quando in teoria Allegri mette l'impronta sulla squadra. Tutte le Juve d'Allegri da febbraio in poi hanno fatto marcio, però per ora zitti, perché state per ora a meno 9 da Napoli. Noi dobbiamo giocare oggi col Torino e mi è gratto, ecco. Dicendo questo, io non sopporto queste persone, perché bisogna volare bassi. Pass, fly down, fly down. Ieri Bernardeschi io ero in campo. Non si sa. Da quando c'è la voce di nuovo sembra essersi rigenerato, ma ieri la Juve ha rischiato di prenderlo come a Bologna. Quindi non esaltatevi perché avete tenuto il clean sheet, perché se Dalbert non la spara alta e Szczęsny non fa il miracolo su Jopetro, la partita è ben diversa. Il risultato poteva essere ben diverso, perché forse il secondo gol della Juve non arrivava, ecco, e sarebbe stato un altro pareggio. E poi Allegri out, Allegri out. Ma poi fate dormire la gente. Io, i primi 20 minuti di Bologna Juventus stavo a dormire. Mi ero addormentato lì. Porca vacca. Poi ieri sera non ho visto, ho ascoltato Genoa, Atalanta, però se sareste lo stesso, perché alcuni tifosi a Juve, ammetto, il gioco è lento, e
Meno male che ci sono gli obiettivi. Gli obiettivi. I tifosi obiettivi dicono. Va fatto di più, va fatto di più. Perché così non si va da nessuna parte, ma anche contro il Villarreal, secondo me, se giocate così, poca roba, però vediamo a febbraio, ovviamente, la Champions c'è a febbraio, vediamo a febbraio se la Juve esplode, non in campionato, ma in Champions League, se è veramente il loro obiettivo, vediamo, vediamo, vediamo. Ovviamente, come sempre, non ce l'ho con gli amici juventini che stimo, ecco, però su altri famosi, ecco, diciamo famosi, niente, questo è il punto massimo di espressione di odio verso gli juventini, ecco. Tra l'altro i risultati che vi avevo detto sono comparsi magicamente sulla schermata, ecco. Niente di più, niente di meno, e basta, basta, non c'ho più niente da dire. Non è una arrabbiatura, ma è esplicare certi punti che non mi sono congeniali su quello che ho sentito ieri, ecco. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, attivando la campanella, guidatemi a tutto, e oggi c'è il grande calcio. Il grande calcio a partire dalle 4 e mezza, cioè Venezia Lazio e un'altra partita e poi praticamente tutte alle 6 e mezza, tipo 3 partite e le altre 3 stasera. Vediamo un po' che cosa succede. E il grande calcio è sempre quello su questo canale. E sembra copiato da una persona illustre, ma viene da qua. Bella.